Laggiù, soffia! E il vecchio capitano Ahab sapeva che l'incontro con Moby Dick era imminente. Dal 5 al 30 agosto sul porto di Rimini torneremo ad avvistare il tendone che nel suo ventre ospiterà gli incontri della 21esima edizione di Moby Cult, che quest'anno sbarcherà anche in piazzetta San Martino, Riccione. Un mese d'appuntamenti, 18 in tutto, quasi uno ogni sera, per incontrare Marco Travaglio, Valerio Massimo Manfredi, Giampaolo Pansa, Andrea Mingardi, Vladimir Luxuria, Vito, solo per citarne alcuni. È importante questa rassegna perché aggiunge un valore alla capacità di attrazione dei luoghi in cui viene svolta ed ha saputo in questi anni essere anche un veicolo di promozione per quelle attività, in maggioranza artigianato di servizio, ma anche attività commerciali, che hanno contribuito attraverso sponsorizzazioni o un impegno diretto alla realizzazione di questo evento. Questa è diventata veramente una delle rassegne più importanti, più grandi, mi permetto anche di dire più prestigiose di quello che è fatto in Italia. Non esiste a livello nazionale una fiera che racchiuda tutti quelli che sono gli eventi, gli incontri, le presentazioni dei libri che vengono fatti in Italia. Fare una sorta di convegno, di meeting, brevissimo, 2-3 giorni al massimo, e invitare veramente tutti gli organizzatori, perché di miei colleghi, chiamiamolo così, a livello italiano ce ne sono tantissimi, sono bravissimi e hanno tante potenzialità. Moby Cult prende il nome dalla balena bianca del romanzo di Melville, mitica creatura letteraria, e da cult come cultura, ma anche come evento di culto che questa rassegna di incontri con l'autore, la prima nella nostra provincia, ha saputo diventare negli anni. Sono 12.000 le presenze stimate per ogni edizione, tra riminesi e turisti, grazie al calendario fitto di nomi di spessore e alla formula dell'incontro in presa diretta senza filtri degli scrittori con il pubblico, con l'aggiunta delle interviste da parte di testimonial autorevoli. Quest'anno a presentare gli autori ci saranno giornalisti come Claudio Brachino, Pietro Caruso, Nando Piccari e Paolo Gambi, scrittori come Alessandro Meluzzi, persone impegnate nella cultura come Francesca Fabri Fellini e Angelo Trezza, l'avvocato Marcello Adriano Mazzola e il colonnello Enrico Cecchi, pubblici amministratori come Elisa Marchioni e molti altri. Moby Cult, grazie al suo mix di cultura e intrattenimento alto, è diventato un appuntamento fisso dell'estate riminese. Sono centinaia le persone venute a chiedere in luglio come mai non ci fosse ancora il programma e il tendone sul porto non fosse ancora pronto.